Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè con l'Esperto, il nostro format di dirette che nel tempo di un caffè vi fornirà un overview sui mercati finanziari e non solo. L'ospite di oggi è Francesco Saraceno, vice direttore OFCE, professore presso Sciences Po e LIUIS. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi. Buongiorno anche a Marino Masotti, caporedazione di WebSim. Buongiorno Elisa, Ieri, buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. ciao Marino. Ieri in Germania è stata una domenica, una super domenica elettorale. Oltre 60 milioni di tedeschi sono stati chiamati al voto per decidere chi guiderà il paese dopo la fine dell'era di Angela Merkel, che da tempo aveva annunciato l'addio alla politica al termine di quello che è il suo quarto mandato consecutivo. Nel complesso parliamo di ben 16 anni. Alle ore 14 di ieri, l'ufficio elettorale aveva già registrato un'affluenza al 36,5%, leggermente in calo rispetto al 41,1% registrato nel 2017 alla stessa ora. La stampa tedesca però ha sottolineato la variabile del voto per posta che quest'anno si stima sia stato del 40%, rispetto a 4 anni fa che invece era stato solo del 28,6%. Ma prima di andare a vedere cosa è successo nello specifico, è giusto chiedere a voi cosa vi aspettate da questa Germania post-Merkel. Facciamo quindi partire subito il sondaggio dove le risposte sono più leadership europea in economia e politica, più leadership europea in economia, ma non nella politica, un paese debole, quindi Angela Merkel non ha lasciato eredi, la stessa Germania dell'era Merkel, Scholz il suo continuatore, oppure scelte economiche basate sulla prosperità condivisa. Mentre votate, riepiloghiamo a questo punto lo scenario attuale, quindi quanto è successo. L'SPD è il primo partito con il 25,7%, ma per il suo leader, la cancelleria non è immediatamente a portata di mano, perché non ci sono i numeri per la formazione di un governo di sinistra con i Verdi, che però hanno ottenuto il miglior risultato di sempre, in percentuale parliamo del 14,8%. Il raggruppamento, il CDU-CSU, ha ottenuto un risultato molto negativo rispetto diciamo, alle annate passate, ma pur essendo solo al 24,1%, il suo leader ha rivendicato la guida del governo. Inizia oggi la trattativa, anche se il risultato non aiuta a trovare una sintesi, per cui è probabile che ci vorrà parecchio tempo, ma intanto resterà in carica la cancelliera Merkel. Andiamo a quindi chiudere il sondaggio e vedere voi cosa avete votato. Direi che un 42% spicca un paese debole. Angela Merkel non ha lasciato eredi. A questo punto, prima di passare la parola a te, Marino, farei vedere la slide in cui c'è il riepilogo appunto dei voti ricevuti fino ad adesso da tutti i partiti. Prego, Marino. Ok, grazie Elisa. Ma mi pare interessante il fatto che nessuno, molto pochi perlomeno, ritengono che la Germania dopo Merkel sia più forte. Questo io mi aspettavo invece qualcuno che, diciamo così, fosse un po' stanco dalla guida di Angela Merkel, e invece pare che non sia così. Guardando questi numeri, mi viene subito da dire che mi pare che sia un Bundestag, diciamo, dove tutti si stringono un po' al centro, quindi meno estremista, più centrista, ma un gran casino per quanto riguarda la formazione del nuovo governo. Per questo punto, però, dico, tu cosa ti aspetti, Francesco, alla luce di questa composizione, di questo esito elettorale? Io credo che Elisa abbia ben descritto i trend, diciamo, cioè la SPD ha vinto, la CDU ha perso, i Verdi hanno vinto in termini assoluti, nel senso che rispetto alle precedenti elezioni c'è stato un crollo della CDU, ci sono i Verdi che sono esplosi, la SPD che ha recuperato molto. Però rispetto agli scenari dei sondaggi di qualche mese fa, invece, la situazione è un po' diversa. Cioè, fino a metà, diciamo a fine agosto, anche a metà settembre, sembrava molto probabile una vittoria più significativa della SPD, un crollo ancora più importante della CDU e i Verdi un po' più alti, al 16, 17, 18%. E quindi si prefigurava una possibile alleanza giallo-verde, giallo-rossa, scusate, il mio romanismo che ogni tanto mi fa parlare, quindi la SPD insieme ai Verdi, magari addirittura con la Link oppure con l'FDP.
Invece, con questo Parlamento, cioè con questi due partiti di testa fondamentalmente appaiati, anche se ripeto, uno in salita e l'altro in discesa, questo Elisa l'ha ben notato prima, è chiaro che il kingmaker saranno i due partiti minori, cioè i Verdi da un lato e i liberali dell'FDP. Ci saranno sicuramente dei negoziati che andranno a lungo avanti. Tutti si sono impegnati ad avere un governo entro Natale, ma insomma abbiamo almeno ancora due consigli europei in cui ci sarà Angela Merkel insieme a Draghi e agli altri. E agli altri capi di Stato europei. Quindi è una situazione complessa. Questo potrebbe anche spiegare perché nel sondaggio poi molti si sono rivelati scettici. Io direi che il mio bilancio dell'era Merkel non è così positivo come quello di molti altri. L'ho scritto proprio ieri mattina per il giornale con cui collaboro domani. Quindi era ora, secondo me, che lei andasse via e che comunque sia si rimescolassero le carte. Quindi anche nella continuità con le politiche di Merkel, sperabilmente per l'Europa Se soprattutto, cosa cambierà. ne va, a me pare allora, importante parlare anche in questo momento anche diciamo così, degli aspetti dell'ingegneria del governo, quindi cosa, ma che a questo punto abbiamo, come dicevi, di fronte a qualche settimana, se non a qualche mese di, diciamo, di lavorio per mettere insieme i vari aspetti. Però piccolo, micro, diciamo così, commento sull'uscita di Angela Merkel. Se ne va un leader che forse non è mai stato un leader europeo, un leader debolmente europeista, e quindi, diciamo così, c'è da anche interrogarsi su quello che, al di là di quello che sarà poi il cancelliere, cioè, secondo te può essere che in economia, perché noi qui parliamo di borsa, economia, di finanza, può essere che ci sia un cambio del modello di crescita che è sempre stato in questi anni, come lo è un po' nella tradizione tedesca, industria centrico e quindi esasperatamente votato alle esportazioni? Questa è una domanda molto difficile, nel senso che qualche settimana fa ti avrei risposto sì, nel senso che appunto i Verdi più forti, la SPD che si stava cercando di riequilibrare su cose come il salario minimo, la domanda interna, l'investimento pubblico e così via, avrebbero potuto far sperare che la Germania post Merkel fosse un po' meno ossessionata dalle esportazioni e un po' più attenta alla domanda domestica, alla domanda interna, quindi consumi e investimenti interni. A questo punto avrebbe smesso di essere un peso per il resto della zona euro e dell'Europa e anzi avrebbe potuto diventare un motore con i suoi consumi. Adesso è un po' più complicato, ovviamente, perché soprattutto la CDU ha fatto una campagna molto, se vogliamo, orientata sulla riduzione del debito, su un ritorno, adesso fatemi usare questo termine un po' abusato, dell'austerità il prima possibile sia in Germania che in Europa, e quindi a questo punto, soprattutto se la CDU avrà un ruolo importante nel nuovo governo, se sarà nel nuovo governo avrà un ruolo importante, potremmo vedere invece una Germania che continua a puntare molto su questa crescita tirata dalle esportazioni, che fammelo dire, poi mi taccio perché vado un po' lungo, che è un problema sia per la Germania che per l'Europa. Un continente che cresce solo se esporta, in un mondo che è sempre più instabile, in cui c'è questa lotta per l'egemonia fra Cina e Stati Uniti, che andrà avanti ancora per molti anni, ovviamente è un'Europa più debole, sia geopoliticamente che economicamente. Sono in disaccordo perché secondo me non ti devi tacere, ma secondo me invece questo è un tema molto importante. Perché è importante? Perché mi verrebbe da dire, vabbè, ma sono bravi, esportano. Perché per noi, perché per l'Europa è un problema se la Germania, diciamo così, punta così tanto sul surplus? Cioè, cosa ne deriva per noi in Italia e in generale per gli europei? In generale per l'Europa, in generale per la Germania, ne deriva il fatto che, ribadisco, è un modello di crescita che è fondamentalmente debole, cioè la Cina starnutisce e la Germania che esporta in Cina si prende un raffreddore. E se l'Europa tutta fa così, ovviamente è l'Europa tutta che si prende un raffreddore. Cioè noi non dimentichiamo che la già debole ripresa post-crisi del debito sovrano è venuta praticamente solo dalle esportazioni, nel senso che la domanda domestica è rimasta fino almeno al 2018 compressa in Germania in primis e anche negli altri paesi europei. In secondo luogo, per alcuni paesi, in particolare il nostro, c'è stata la difficoltà data da una Germania che ha ricomposto il suo settore produttivo negli anni, appunto, basandolo molto sulle esportazioni e quindi orientandosi per l'acquisto di beni intermedi dai paesi ex blocco sovietico, quindi diciamo dai paesi dell'est che sono ovviamente vicini sia culturalmente che
che economicamente alla Germania e poi esportando i beni che così riusciva a produrre a costi bassi grazie a un euro che glielo consentiva. Noi siamo rimasti un po' tagliati fuori, perché noi eravamo fra i fornitori dei beni intermedi tedeschi fino all'allargamento del 2004 e non lo siamo più. Quindi una Germania più concentrata sulla propria economia domestica e meno attenta a queste catene del valore, tutte volte a una competitività esterna, ovviamente potrebbe anche significare più domanda per beni, magari non più intermedi, ma di consumo per i paesi, per gli altri paesi europei, fra cui anche l'Italia. E quindi in qualche modo una Germania più equilibrata vuol dire un'Europa più equilibrata, questo volevo dire in una frase soltanto. Certo. Allora, un altro aspetto su cui la Germania è stata ossessionata, possiamo dirlo, è quella che tu le dicevi prima, una parola che non si usa tanto ultimamente, ma che insomma fino a poco tempo fa si usava, l'austerità. Cioè, soprattutto il tema del debito, spesa pubblica e debito, che sono diciamo due cose un po' legate. Può essere che se dovesse restare, non è probabile, però se dovesse restare la CDU nel governo, l'era Merkel magari è finita, ma l'era Schäuble, cioè diciamo così il sacerdote, anzi il vescovo dell'austerità, resti e che quindi, oppure può essere che anche, cioè, nell'ipotesi più probabile, cioè il semaforo, cioè quindi che la CDU non sia al governo, comunque sia questa parte un po' dimenticata, da dimenticare. Sì, questo, siamo in un momento di svolta per l'Europa che può andare in ogni direzione. Io ho scritto da poco un articolo in cui dicevo che è una situazione molto simile a quella che partorì la dichiarazione Schuman nel 50, cioè c'è la pandemia, c'è la necessità della transizione ecologica, c'è la sostenibilità sociale delle nostre economie, c'è l'eredità del debito pubblico, c'è la riforma delle regole europee. C'è il tema della governance europea e di un recovery eventualmente fatto permanente. Tutto questo arriva allo stesso momento. Quindi l'Europa nei prossimi 2 o 3 anni deve ridefinire completamente il suo modo di funzionare e di ottenere questi obiettivi a lungo periodo. Non si può più aspettare, insomma, le stesse alluvioni tedesche di quest'estate lo mostrano. Siamo arrivati veramente al punto in cui i costi del riscaldamento climatico diventano evidenti per l'economia. In tutto questo, una Germania che si ripiega sul fatto che la disciplina di bilancio è una virtù in sé, che bisogna abbassare i costi di produzione, che non bisogna investire, non bisogna... è una Germania che in questo processo sarà sicuramente un fattore di freno e non un fattore di spinta, è un motore come lo è stata in passato. Quindi questa sarebbe una pessima notizia per l'Europa. Io credo e spero che comunque sia i Verdi rimarranno determinanti e loro hanno spinto moltissimo per una ripresa dell'investimento pubblico, soprattutto come potete immaginare nella transizione ecologica, e spero e credo che una volta finita la campagna elettorale in cui la SPD si è voluta mostrare rassicurante nella continuità di Merkel, l'anima un po' più, diciamo, fatemi usare il termine progressista, ma in questo caso nel senso che guarda a lungo termine della SPD esca fuori e quindi le voci di chi dice che bisogna tornare rapidamente in Germania e in Europa a controllare il debito e le finanze pubbliche vengano in qualche modo, non verranno mai eliminate, ma vengano in qualche modo isolate, messe un po' da parte e siano in minoranza, come è stato Schäuble in questi ultimi mesi, grazie alla pandemia, grazie a una parola grossa ovviamente. Insomma, la pandemia ha di fatto messo la sordina a chi si voleva l'austerità e la disciplina di bilancio. I prossimi anni sono anni in cui bisognerà investire molto, in cui c'è un ambiente macroeconomico favorevole, molti risparmi disponibili, quindi si può, diciamo, chiudere la forchetta tra risparmio globale e investimento globale, che è quella che poi tiene i tassi di interesse bassi, tra l'altro, che ovviamente è una cosa importante, si può chiudere non riducendo i risparmi ma aumentando l'investimento. Speriamo che venga fatto, se non si fa in Germania sarà difficile farlo in Europa. È un momento molto delicato. Questo Parlamento un po' bizzarro, un po' hung, come dicono gli inglesi, un po' bloccato, potrebbe non essere una buona notizia. Ma però concentriamoci adesso, cioè, lasciamo perdere le ipotesi che sono tante, però insomma diciamo le due principali. Secondo te in entrambi i casi, cioè il semaforo, quindi SPD, Verdi e i cosiddetti liberali, oppure l'altra possibilità, l'SPD che vince le elezioni ma non entra nel governo, in CDU,
sempre comunque i verdi e sempre ancora una volta i liberali, per una cosa che interessa il safe asset europeo, per gli eurobond, cioè per il debito comune, quindi per questo momento di integrazione, possibile accelerazione dell'integrazione. Dico, al di là di quello che succederà, cioè dell'ingegneria che poi che porta alla formazione del governo, la Germania, c'è un nuovo cielo sopra Berlino e che quindi ci lascia, cioè sei fiducioso sul fatto che la pandemia è talmente importante che costringe a un cambio di paradigma rispetto al modo di pensare un po' frugale dei tedeschi? Senti, molte domande in una sola domanda. provo a mettere ordine e non essere troppo lungo. In primo luogo, queste sfide non sono già tedesche, sono europee, no? E quindi ci sarà ovviamente, cioè la pandemia e prima della pandemia direi la crisi finanziaria, anche se in Europa l'effetto è arrivato in ritardo, ha rimesso diciamo, in questione, in dubbio, molti dei grandi dogmi del consenso pre-crisi. No, per il 2008, se vogliamo. Quindi siamo in un momento di fluidità anche fra noi economisti, nei dipartimenti di economia, di fluidità teorica in cui chi fa politica economica non ha più una sola fonte di ispirazione per le proprie politiche, ma ha diverse opzioni più keynesiane, più neoclassiche, più liberiste, chiamatele come volete. Quindi c'è questo momento di fluidità in cui quindi saranno i successi delle politiche a determinarne poi la longevità. Quindi vengo per esempio al recovery, è chiaro che se vogliamo iniziare a parlare di debito congiunto, di eurobond, di una sorta di ministro delle finanze dell'eurozona e così via, tutto questo prenderebbe le mosse dal recovery e quindi una precondizione perché questo dibattito avanzi è che il recovery abbia successo e quindi che i paesi, soprattutto quelli un po' più diciamo indisciplinati con cattiva reputazione come il nostro, riescano effettivamente a fare quello che sono impegnati a fare in termini sia di tempi che di spese e così via. Quindi se il recovery avrà successo, ci sarà una forza obiettiva per una resa permanente di questo strumento di debito comune e di spesa comune. Dopodiché questo non vuol Dobbiamo dire spendere bene noi per legittimare la richiesta dobbiamo spendere successiva noi, di ma no. rendere permanente. Anche tedeschi, dobbiamo spendere noi, soprattutto noi, i greci, gli spagnoli e così via, ma anche gli altri paesi. Se il recovery fra 2 o 3 anni si tireranno le somme, si dirà gli investimenti sono stati ben utilizzati, sono stati spesi in tempo, hanno effettivamente fatto aumentare la crescita potenziale, hanno accelerato questa transizione ecologica in cui l'Europa, non dimentichiamolo, è comunque in anticipo rispetto ad altre parti del mondo, pur non essendo abbastanza rapida, e così via, si potrà dire. Ragazzi, questa cosa ha funzionato, perché non renderla permanente? L'Europa ha sempre funzionato così. Molti strumenti temporanei sono diventati permanenti. Ce n'è uno, diciamo, famosissimo ultimamente in Italia, il MES. Il MES non è altro che la messa a terra, diciamo, istituzionale di un fondo temporaneo che era stato creato, che si chiama EFSF, Facilità per la Stabilità Finanziaria, che era stato creato in tutta urgenza per salvare la Grecia. Il fondo salva stati, quello che si chiamava una volta all'inizio il fondo salva stati. Esatto, ha funzionato ed è stato reso permanente. Se funziona il recovery, secondo me quello fu una iattura, ma insomma, quello è un altro discorso, non ne parliamo adesso. Se il recovery funzionasse, sarebbe più facile per chi lo vuole permanente dire, ragazzi, ha funzionato, perché non ce lo teniamo? Perché non lo sviluppiamo meglio? Perché non lo rendiamo un fattore centrale della politica economica europea? Quindi da questo punto di vista, se questo movimento si avvia, prima di tutto non sarà un movimento del prossimo paio d'anni, quindi magari bisognerà aspettare il prossimo Bundestag per vedere quale sarà l'impatto tedesco. E poi, comunque sia, la coalizione al potere in Germania sarà un po' meno rilevante, nel senso che se funziona, se c'è una grossa pressione per mettere in piedi un recovery permanente, un debito pubblico comune, la Germania dovrà alla fin fine seguire. Detto questo, è ovvio Senti. che alternative, e qua finisco, semaforo, quindi con i Verdi e la SPD, oppure, cioè in un caso chi vuole l'investimento pubblico, la transizione che spinge la transizione come sarebbe maggioritario, nel caso della cosiddetta Giamaica, cioè CDU, liberali e Verdi, ovviamente i Verdi sarebbero un junior partner, cioè sarebbero molto minoranze, sarebbe molto più difficile per loro. Per esempio, ottenere un ministero di peso che si occupi di infrastrutture e di economia per fare questo. Quindi non è rilevante, ma in the big picture, se vogliamo, nel lungo periodo, quello che veramente conta è che il recovery funziona. Se il recovery funziona, sarà difficile per chi si oppone
opporsi a una sua resa permanente, diciamo. Senta, è arrivata Elisa che ci dice che se ha un'ultimissima domanda, io te la vorrei fare perché tu stai a Parigi e quindi la Germania è un partner fondamentale della Francia, e diciamo così, l'Europa è stata creata anche su spinta di questi due paesi, con l'Italia, diciamo così, a aiutare, ma sempre un po' più indietro. Secondo te, l'esito di questa elezione, diciamo, avvicina un po' di più Parigi a Berlino, oppure resta, diciamo, la stessa distanza che c'era prima? Quindi è più facile il dialogo Macron e quello che sarà il prossimo cancelliere? No, non credo. Io credo che il motore franco-tedesco si sia inceppato per due ragioni che sono strutturali, che non hanno a che fare con i singoli leader. Io credo che Macron e Merkel avessero degli ottimi rapporti, come anche Hollande e Merkel, sia pure nelle differenze. Quindi non sono i rapporti tra i leader in questo momento che hanno un po' disarticolato, se vogliamo, il famoso motore franco-tedesco, ma è stato il fatto che da un lato la Germania, con la riunificazione, con l'allargamento est e così via, sia in qualche modo girata dall'altra parte, cioè ha iniziato a guardare a est e non più a ovest per i propri interessi, come qualunque paese ha i propri interessi. Questo non è assolutamente una critica che io faccio. E quindi la Francia è stata un po' meno centrale nella politica economica e geopolitica tedesca. E la seconda, un'oggettiva esitazione della leadership francese che ancora non riesce, ancora oggi non riesce a capire se vuole puntare a ristorare la grandeur francese, la centralità francese, ma all'interno di un metodo intergovernativo, o finalmente mettersi al servizio di un progetto, non dico federale, ma comunque sia di coesione fra i vari paesi. Questa esitazione ce l'ha avuta Sarkozy, ce l'ha avuta Hollande e ce l'ha Macron. Macron può anche mettere l'inno alla gioia quando si fa intronizzare, ma poi nelle sue proposte di politica economica è di fatto stato molto franco-francese. Quindi il motore si è inceppato per questo. Quindi chiunque sia il leader, se la Germania non rinizia a guardare all'Europa occidentale e se la Francia non decide, taglia questo nodo gordiano intergovernativo federale, se vogliamo, il motore continuerà a essere inceppato. Questa è la Quindi mia insomma visione, c'è potrei bisogno di una sbagliarmi. certo. C'è bisogno quindi di una Germania un po' meno baltica e un po' più atlantica, diciamo così, quindi che guarda un po' di Mettiamola più. così, se vogliamo parlare in termini di mare, visto che abbiamo ancora un po' di estate dietro a noi. Invece. Bene, grazie intanto Francesco. A questo punto passo la parola a Elisa, che ci aspetta da un po' ormai per le conclusioni. Grazie a voi e scusate. Grazie, l'abbiamo accennato prima, le elezioni tedesche avranno un grande impatto su tutta l'Unione Europea, visto il ruolo di locomotiva rivestito dalla Germania. In questo contesto, vista la grande connessione tra le due, siamo andati a cercare una soluzione di investimento che puntasse su grandi titoli europei che potesse dare dei ritorni attraenti senza però tralasciare una buona protezione. La vediamo adesso visualizzata in slide, oggi analizziamo un certificate emesso da Leonteq che punta su tre big del comparto bancario, l'italiana Intesa, la francese Sogen e la tedesca, appunto, Deutsche Bank. Il prodotto ogni trimestre stacca una cedola del 2,4%, se ad ogni data di valutazioni sottostanti si troveranno sopra a livello di barriera, ovvero senza registrare una perdita superiore al 40%. Il certificate gode dell'effetto memoria e avrà scadenza naturale nel 2024, ma da febbraio 2022 offre la possibilità di rimborso anticipato. E quindi fra 5 mesi tutti e tre i sottostanti si quoteranno con un valore superiore o uguale al prezzo di emissione, il prodotto sarà rimborsato e l'investitore riceverà 1.000 euro più lo stacco di due premi trimestrali relativi al mese di novembre e febbraio. Questo permetterebbe all'investitore di realizzare ai prezzi attuali un guadagno vicino al 4%. Se invece il ritiro anticipato non dovesse avvenire in nessuna delle finestre trimestrali, il certificate continuerebbe a quotare fino a scadenza, garantendo ai prezzi attuali un rendimento medio anno dell'8,9%, a condizione che i tre titoli a scadenza non abbiano perso più del 40% rispetto al loro strike. Per qualsiasi ulteriore informazione vi rimandiamo al sito dell'emittente, che in questo caso è Leonteq, e l'ISIN lo vedete in schermata.
Io concluderei così la nostra diretta, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che per essere sempre aggiornati potete seguirci sul nostro sito e sulla nostra app di Intermonte AI disponibile per iOS e per Android e sul nostro canale LinkedIn. Ancora grazie a tutti e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.